bolognese. L'engageant sono le maniche. Poi c'è il caracò, che sono le giacche corte. Come si chiama? Cannolé, che fa dei cannoni. Merli, l'andrien. Perché la moda nel 700 è Francia, eh. Basta. Mangano Callas, la Pescucci fresca di Oscar, Età dell'innocenza, Tosi sempre, c'è il provino del Gattopardo. Questo è il racconto del viaggio di un costume per un'opera lirica, Il matrimonio inaspettato di Giovanni Paisiello, del 1779, diretta a Salisburgo dal maestro Riccardo Muti. Protagonista un costume del Settecento, quello della Contessa di Sarzana, creato da Alessandro Lai, allievo di Piero Tosi. Il viaggio del costume parte dalla Sartoria Tirelli di Roma, prosegue verso il Teatro Alighieri di Ravenna, dove si svolgono le prime prove dei cantanti, e si completa alla Haus für Mozart di Salisburgo, con la musica dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta dal suo fondatore, il maestro Riccardo Muti. Una certa contessa di Sarzana, e avendo da sposarmi non vuol tante contesse e tante storie. Si tratta di uno spettacolo di Paisiello, Il matrimonio inaspettato, che tra l'altro è uno spettacolo che non è stato mai rappresentato, no, perché il maestro Muti con De Simone hanno ritrovato qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, in una biblioteca, in una vecchia, antica biblioteca napoletana, diverse partiture sia di Paisiello che di Cimarosa. Quest'anno facciamo Il matrimonio inaspettato. Ma è rappresentato con più bella responsabilità. Non solo la responsabilità, ma anche la difficoltà di fare un'opera di cui non esiste la musica registrata. Una pianista paziente ha suonato e cantato per darmi un'idea. Le prime parti sono questo personaggio tulipano, no? Che è un baritono, che è un mercante napoletano arricchito. Più prima ci vuole. E c'è un documento a cui mi sono ispirato, il ritratto di un nobile. Io sono il marchese tulipano. Suo figlio Giorgino, no? Che il mercante tulipano promette sposo ad una contessa, la contessa di Sarzana, che non ha mai conosciuto, quindi un matrimonio di interesse. Seconda soluzione di Giorgino, marsine e pantaloni verdi, l'importante è dargli questa forma molto stilizzata. E poi c'è Vespina, che è una contadina ricca ma non nobile. Quello che poi per noi è fondamentale è il libretto, cioè quel che succede. Tutto parte dalla ricerca iconografica, e che significa appunto studiare, cercare nelle biblioteche, nei libri, adesso anche da internet, perché anche internet è diventata una fonte molto interessante, trovare il più possibile rispetto ad un'epoca o un soggetto, dal punto di vista appunto di documentazione, e da quella base lì partire. Io ho fatto delle proposte, queste piccole immagini napoletane di pittura diciamo minore, ed è stato uno dei punti di partenza. La contessa di Sarzana. Questo è l'abito della contessa, con l'adrienne in pizzo, la gonna con la decorazione a bouillonnet e prevediamo i guanti e la cuffia. Tutto il vestito è di taffetà cangiante, di seta, e le guarnizioni di pizzo, dobbiamo trovare un pizzo, uno chantilly di tulle delicato. In certe sartorie
il costumista non entra neanche nei laboratori, ma non per cattiveria, perché è un fatto di disciplina. Io trasmetto tutto, loro mi conoscono, sanno cosa voglio, però c'è chi per me dirige la sartoria. Allora Antonio, questo è il bozzetto. La base è questa qua, e questa è la forma del busto, bello costruito così, col ferro dentro, che sia un cono. Poi decideremo le guarnizioni, fatemelo vedere, insomma, impostato, e poi decideremo come guarnirlo. Tutto dello stesso tessuto. È bello, no, il colore? Alessandro ha chiesto di fare il busto di base sotto il vestito della contessa uguale a questo modello qui, chiaramente sulle misure della contessa. E lo preparo e dopo lo vedo? Sì. Questa è la base interna, con tutte le varie stecche, e questi sono i vari pezzi. Questo è il centro davanti, questo è il dietro, il fianchetto e l'altro fianchetto. Dopodiché questo viene lavorato, steccato, messo sul manchese, leoni i difetti, lui vede lo scheletro e andiamo avanti con le stoffe. Le mani di Antonio con la forbiciona. In realtà per togliere ulteriormente i segni noi mettiamo un strato di un tessuto morbido. Noi partiamo più o meno dal volume che dovrebbe avere il panier in quest'epoca. Tiratela su, tirala su. Oh, devono avere una forma molto strutturata, perché sennò poi a teatro diventano, con la distanza si perde tutto. Il tool con nastrini, ecco, questo qui, sistemalo. E alternato si potrebbe mettere il bouillonnet, delle piegoline sul point d'esprit, il bouillonnet più largo e la pedana finale col pizzo. Prendi il pizzo. Ecco, questo, le piegoline, questo più largo e questo con i suoi nastrini, alternato. Intorno alla gonna gli fai tre cerchi a degradare, okay. Quindi il primo più piccolo, il secondo un po' più grande, e da sotto fai uscire solo una parte, sempre. Qui hai l'idea proprio del vestito in corso d'opera. Il busto è abbozzato. C'è una mia visione del Settecento. Questo è decisamente molto colorato, dato il clima da commedia, no? Per cui rispetto ad un film in cui sarebbe stato più realistico, c'è un accento sul colore, peraltro esistente nell'epoca, che in qualche modo è sottolineato, anche perché i caratteri vengono fuori in maniera più, come dire, immediati. Siamo qua da 2 mesi. Questi vestiti visti qua hanno un senso relativo, cioè vanno visti contestualizzati nella scenografia, secondo me, intanto addosso ai cantanti, perché se no rimangono degli oggetti più o meno belli e interessanti, ma che nascono per essere indossati. Quello è fondamentale. E poi contestualizzati, in questo caso, in una scenografia teatrale. Se no rimangono dei vestiti, ma insomma, non sono dei vestiti, sono dei costumi. Ecco, la differenza è quella. A me fanno malinconia visti soltanto nei manichini. Cioè, subisco il fascino del lavoro fatto, assolutamente, però poi devono essere indossati, se no diventano malinconici. Questa la correggo, questa la apro. L'apri e infili uno specchio. Certo. Qui ci devi mettere i fiocchi verdi. E qua c'è i fiocchi verdi, certo. E così, la parrucca arriva qua. No, dico qua allarga. Eh sì. Thank you.
io so esattamente come lei, eh. Non l'ho mai incontrata, però ho visto che faccia c'ha. Signora sposa mia? Vespina appare nel recitativo che ci siamo detti insieme ad Anna. Anna dov'è? Io sono il maggiordomo fattore. Certo, se la sposa non è la mia Vespina, la ricuso se fosse una regina. Oh, signor figlio, buona cosa. Gialli, verdastri e dei grigiastri. Bellissimo, un lavoro così bello. Dao, sicuramente una gioia. Sai che ambasciatore a Londra il mi dichiarò? Miratela come una giubba. Così, così, così. Credo che si chiama Kalesh. Basta, non più. Quando arrivo, la prima volta che vengo sul palcoscenico sarà con questo e con il mantello. Allora questa mi sembra è la seconda parte. Tutto è nel secondo atto, la contessa arriva nel secondo atto. In realtà è questa fascetta con i bottoncini e va messa prima del gilet. Adesso la mettiamo dopo. Adesso l'ho vestita perché tu lo vedessi. Lei è vedova, si vede anche con questo nero. Non è spesso dei costumi così belli. Ciao. Tu sai cosa proverai? Io comincerei a metterti la base. Quindi... Allora, l'inizio è questo. Esatto. Quando arrivo. L'arrivo, sì. E dopo questo. Sì. La borsetta va con quello e la calèche va con quello. La calèche non c'è più dopo. No, c'è la cuffia, le bonnet. I costumi eleganti di Giorgino e di Tulipano, perché li mettiamo in scena e si vestono in scena. Adesso vedi il senso di un costume che appeso veramente non ha senso. Il vestito è uno spolverino da viaggio, un cache poussière, uno scacciapolvere. Nel 700 che comincia la contaminazione tra la moda maschile e quella femminile. Cioè è la prima volta che delle donne prendono degli elementi maschili, tipici della moda maschile, come le tenute da cavallo o le tenute militari che diventano poi moda femminile. Adesso vedrai l'arrivo della contessa. Qui mancano i coristi, tutti gli aristocratici con cui arriva, i bagagli, tutti vestiti da viaggio. Però guarda, è buffa. La comicità è lo strumento privilegiato degli artisti da sempre per raccontare il presente. Anche Paesiello aveva in mente qualcosa del genere mentre affrontava questi caratteri. Facciamolo con la musica, grazie. Deve essere preciso, se no non fa niente. Soprattutto questo grandissimo contrasto sociale, che in questo caso appunto diciamo col costume e con la scenografia sarà molto ben visibile, perché appunto vedremo una contessa con un abito meraviglioso arrivare qui e i contadini la guardano come se fosse un marziano. Tre, quante volte? Basta, non più! Più veloce. Appunto con Alessandro Lai abbiamo immaginato questo dettaglio degli occhialini da sole. Sono molto contenta di essere qui in Italia per lavorare in questo teatro che è bellissimo. Dopo viene questo. Lei ha due abiti, e appunto Alessandro mi ha spiegato bene che nel Settecento gli abiti venivano costruiti addosso, c'erano delle strutture portanti sulle quali poi si cucivano proprio altri pezzi, quindi si cambiavano, erano vestiti come si direbbe oggi modulari.
E quindi lei arriva appunto con un abito da viaggio, si va a riposare e si cambia d'abito per il matrimonio. Un costume così fa 50% del lavoro. Il lavoro che c'è dentro i costumi è un'energia, come Alessandro l'ha fatto, ha studiato questo tempo e dopo il lavoro della gente che ha fatto questi costumi. Per me mi tocca molto. C'è un grado anche di intimità, il costumista ti dice cosa devi metterti. Un costume così, che nasce per il teatro, ha un rilievo materico pensato per la distanza in primo luogo, le luci del teatro e poi io so anche che fondale avrà. Se arriva, si sistema nei suoi appartamenti e tutta la vestizione, la preparazione con l'abito giallo avviene live, nel senso che viene spogliata dal suo cicisbeo, da Ivan, appunto la spoglia e l'aiuta a rivestirsi in scena, non esce mai dalla scena. Allora, sedia, tavolino, il specchio deve restare esattamente com'è. Cominciamo con le scarpe, forse sì. Cambiare le scarpe. Sì. Quindi tutto questo va fatto ora che proviamo l'aria di Despina. Quindi sarebbero i due elementi che lei può indossare in scena. Così. E i contadini, Non accompagnalo. Invece abbiamo tutta un'aria che vorrei fare con questo cambio. Sì. Proveremo questa scena in cui la contessa che è stata messa lì ad aspettare su quella casetta lì in alto e quindi ci sarà una scenata di isteria. Questa è la scena dove lei canta sua aria, il momento dove lei è arrabbiatissima. La guardi un po' dalla finestra, poi vai ad aprire la porta. Quest'aria viene così con scomodo arrivo al palazzo e trattarmi in silenzio. Perché dobbiamo fare un accordo secco. Le braccia, il corpo. Tu avvicini, stai sempre un po' vicino, non ti andare a sedere ancora. Conosco la scuola Grelli, conosco Tosi. Tutto questo lavoro qua è nato vedendo la scenografia, facendo un lavoro con la scenografia. Perché comunque è un lavoro pittorico in cui ognuno mette la sua pennellata. Lui mi ha mostrato i suoi costumi, io gli ho mostrato i miei bozzetti, poi le cose avvengono senza parole. Io sono stato da Tirelli e lì ho visto le stoffe. Ok, una controscena che avviene mentre succedono altre cose qua, no? Sì, sì. I costumi sono un po' di repertorio. Parte il coro e poi tutti i protagonisti sono nuovi e ho visto tutta l'evoluzione. Adesso sul corpo degli attori e con le luci che farà Mari avremo quel presepe che non volevamo fare. Marchese eccellentissimo. Bene, siamo pronti ragazzi. Dal lavoro di Alessandro, dal lavoro dei costumi in particolare, mi aspetto questo, che in una situazione di luce qualche modo naturalistica fatta per grandi campiture luminose, il costume catturi l'attenzione e non la lasci più. Fare in modo che sia il costume a portarsi in qualche modo la luce addosso in giro nella scena. E quindi appunto sono stati scelti non solo timbri cromatici squillanti, ma anche proprio livelli di luminosità nei tessuti, a prescindere da una illuminazione particolare del personaggio stesso. E in particolare appunto per l'abito della contessa, che forse è un po' il punto chiave di tutta questa elaborazione, di tutto questo lavoro,
la Contessa di Sarzana. Prima che arrivi l'orchestra c'è sempre una fase preparatoria, appunto, in cui ci sono delle prove a cui assisterà anche il maestro, e l'ultimo tassello sarà l'arrivo dell'orchestra. Facciamo ora una pausa più lunga. Arriverà un direttore d'orchestra che si chiama Riccardo Muti e che ci farà capire quanto abbiamo sbagliato e quanto abbiamo fatto bene. Ho scelto il maestro Muti dopo un'audizione per fare questo ruolo. Mi fa piacere di cantare adesso a Salisburgo quest'opera. Con la Madame la Contessa. Se fai un'opera come questa del Settecento, indipendentemente dal taglio che gli dai, non puoi prescindere intanto dalla musica e dal fatto che questi signori debbano cantare, no? Non dovresti neanche prescindere dall'epoca in cui è stata scritta. Nel Settecento i musicisti napoletani scrivevano opere una dietro l'altra in quantità, perché il pubblico voleva assolutamente cose nuove, perché voleva assolutamente divertirsi sempre. In questo caso l'orchestra è l'Orchestra Cherubini, che è questa orchestra di giovani musicisti italiani che Muti ha creato e che sta tirando su come un figlio da diversi anni. Sono diplomato a Como. A Modena. Io il violino. Primo contrabbasso. Muti l'ha sempre detto di avere un orecchio al palcoscenico continuamente. Dopo tre anni con lui cerchiamo un suono diverso. Anche una sola nota è un momento fondamentale. È un momento, diciamo così, per essere retorici, rapito al cielo. Noi siamo qui per 5 anni al Festival di Pentecoste per portare capolavori o lavori non conosciuti dell'opera napoletana, dei grandi musicisti della scuola napoletana del Settecento, quindi Cimarosa, Paisiello, Iommelli, Hasse. È un invito che viene da Salisburgo, perché Salisburgo, che è la patria di Mozart, ha voluto dedicarlo alla scuola napoletana, riconoscendo l'importanza dei musicisti della scuola napoletana come musicisti che hanno abbeverato tutto il mondo da cui poi Mozart è partito. Questo deve stare così, certo che deve stare così. Ok? Vai, go. Io col vestito. Le letture con l'orchestra sono sempre diverse rispetto alle prove con il pianoforte. Il Festival di Salisburgo è importantissimo. L'atto generale avrà inizio fra circa 20 minuti. Un ballordo più stordito non è facile a trovare. Questa scenografia nasce da un incontro con Andrea De Rosa, che è il regista, e un incontro molto semplice che abbiamo avuto sul porto di Napoli. Abbiamo visto un'inquadratura, un vicolo di Napoli, le case della Commedia dell'arte, cioè una sintesi di questi due caseggiati in fondo. Mobili. La naturalezza è l'elemento più importante, rispettare gli attori e non caricarli di un qualcosa che li rendano artefatti. Devono essere credibili. Se c'è qualcosa che noti, anche di bello, se dici che ha bel costume,
non è un bel lavoro. E voi vedrete in lui che al padre suo tanto somiglia. Col direttore della fotografia un lavoro sugli opachi, soprattutto sugli opachi e sui colori. Tutto lo spazio è illuminato un po' come un set, illuminato più come un set che come una scena teatrale. È proprio il costume tira fuori l'aspetto prettamente teatrale della messa in scena. Anche lo spettatore più lontano deve essere attratto dal colore, dalla vibrazione, della luce sul costume. Questo permette di far vivere tutta l'azione in una dominante e poi il costume si porta appresso con il suo squillo visivo, l'occhio dello spettatore. In modo che le codine stiano in piedi. Bravo. Di una farsa, sostanzialmente una farsa molto semplice. Tutto è legato un po' all'interpretazione del testo e all'immaginazione. Quest'opera contiene tutti gli elementi tipici dell'opera buffa napoletana. Dal punto di vista compositivo naturalmente c'è una freschezza assoluta delle invenzioni melodiche. La caratterizzazione dei personaggi è molto dettagliata. La contessa viene rappresentata proprio con questa caratteristica di elemento molto forte. La contessa, suo Dio, venni da voi chiamata! Con un'aria piuttosto marziale e decisa, che contrasta fortemente con tutto il resto dei vari personaggi. Rispetto alla nominazione c'è un discorso di tessuti, perché c'è il primo atto che è tutto opaco, come materia. Quando arriva la contessa, lei è l'unica che porta il taffetà cangiante. E al finale sono tutti in taffetà, anche gli altri sono di seta. E alla fine poi si stempera in questo doppio matrimonio che conclude l'opera poi nella maniera più felice possibile, come poi succede in tutte le opere di Mozart. Al finale poi c'è un quartetto in cui hai quattro cantanti che hanno ognuno il suo complementare. Infatti c'è Giorgino in verde, il padre in rosso, lei in arancio e Respina in rosso e avorio. Il pubblico rimane molto colpito dal fatto di trovare un'atmosfera mozartiana.